Ehi là! Ciao, come va? Spero bene. Ciao, The Zapper. Allora, ho iniziato dal pollo perché c'è tutta una storia dietro al pollo. O meglio, a Juan Pollo. O meglio ancora, Juan Pollo. Allora, qua siamo praticamente allo storico McDonald's, il primo McDonald's che è stato aperto, che però non è più l'edificio originale. Qui c'è la Mystery Machine di Scooby-Doo, con anche un altro macchinetto. Insomma, ci hanno messo un po' di tutto, un po' di giochini retro, diciamo. Questo è il muro del museo di McDonald's. Welcome to San Bernardino. Adesso, come vedete, c'è il simbolo della Route 66, perché è anche un museo sulla route, della route, e quella è la route, quindi insomma, ed eccoci qua. We have sold over 1 million burger, hanno venduto più di 1 milione di hamburger, che megoglioni. La M storica. Ma non l'avevo visto il ritratto di Richard e Maurice. Eh sì. Wow! Questi qua sono i fratelli che hanno fondato McDonald's, che hanno aperto il primo McDonald's e Ragazzi, fa poi caldissimo. poveracci si sono ritrovati senza niente perché Michael Keaton, no vabbè, perché non so come si chiami l'originale della persona, che gli ha sì fatto fare un po' di soldi, ma allo stesso tempo gli ha poi fregato il marchio e mandati in rovina. Loro sono poi morte. Entriamo. Andiamo. Una cosa che è gratis qua. Hello. Fine, thanks, you. Italy, we are already coming yesterday, but I forgot the camera, so I'm back for taking some pictures. Thank you. Sì, We ce l'abbiamo already appena già have. tutto, anche il We are libro. Lauren Clay. Lauren Clay. Ok. Yes. Allora, dicevamo, questo museo c'è un po' di tutto, specialmente roba donata da altri, dalle persone. Tipo questi qua, questo diorama l'ha fatto questa bambina qua. Che tra l'altro è fighissimo. Non piega di più il braccio di là? No, quello di là. Ecco. Succede solo da me. È molto bello questo posto. Dicevo. I diorami sono stati dati dai ragazzini, ma praticamente tutto quello che si trova qua è stato donato Ah, guardalo dalla gente. l'articolo di quando l'hanno buttato giù, vedi com'era? Era così e qui c'è la zona che l'hanno buttato giù. Questo è l'articolo. Chiedi se c'è la foto del tizio che ci diceva Dave. Ciao Dave, che mangia un Big Mac al giorno. Ecco, questi qua che ormai vengono utilizzati dappertutto, questo coso qui è quello per mettere le salse. E l'hanno inventato apposta per McDonald's, per quello che era il primo Ah, il McDonald's. dispenser della mostarda e del ketchup, scusami, il Forse questo è quello che mangia. Non lo so. Guardate che figata, il playset Fai il tuo della fish play and school. chip. Qui ci sono foto storiche dei dipendenti. Nel 1950. Ah.
151. Guardate il vecchio menù. Cioè i costi del McDonald's originale. Quello forse è Will Scott, cioè quello che ha poi fregato tutta l'idea. Qua c'è prendi tutto quello che è stato usato nel film The Founder, eccolo qua, The Founder, che è un bel film, io l'ho visto, è molto carino, penso che lo riguarderò quando torno a casa. E praticamente tutto iniziò, la rovina e l'ascesa e il declino di McDonald's iniziò da questo coso qua, perché praticamente il... quello che interpreta Michael Keaton era uno che lavorava in questa ditta che produceva macchinari per i fast food, per i ristoranti, e loro gli avevano chiesto un multimixer con 8, mi sembra, milkshake, e si chiedeva perché mai questi qua volessero 10, non so quanti, di questi affari qua con 8 mixer. Diceva, ma questi che volume di lavoro hanno? E venendo poi a vedere il fast food, ha visto tutte le... ma guarda la DeLorean! Ma va! Che storia! Dicevo, ha visto tutto il metodo che utilizzavano loro. Cioè che c'era proprio una linea, quella che adesso è la normalità per qualsiasi fast food, cioè la linea di cucina, dove era studiato tutto nei minimi particolari, dai movimenti a qualsiasi cosa che doveva essere fatta durante la produzione dei panini. Questi sono i pezzi originali del vecchio ristorante, che poi è stato abbattuto, appunto. Guarda, me faccio così, ci ho fatto la foto, poi la monterò così si può vedere tranquillamente. Ecco, da qua in poi iniziamo a vedere tutte le sorpresine, o quasi le sorpresine, che sono state messe. Ma no, qua ancora sono gadget, guarda che roba, che figata. Almeno a me sono sempre piaciute queste cosine qua. Devo fare in fretta perché non ho tantissimo spazio sul telefono, quindi farò vedere giusto veloce. Intanto la storia base ve l'ho raccontata. Praticamente poi quando il tizio ha visto la potenzialità di McDonald's, ha detto perché non ne facciamo altri, e ha iniziato tutto il tran tran per fare la catena, convincendo uno dei fratelli. Non voleva farlo perché sapeva che sarebbero finiti male, lui voleva rimanere in piccolo, continuare a farsi i fatti suoi, e forse poveracci, per loro sarebbe stato meglio. C'è anche l'angolo italiano, tra l'altro, Questi sono tutti i set che venivano fatti. Queste sono le cose del Brasile, Argentina.
Colombia, Uruguay, Sud America in generale. Là sopra ci sono le divise originali, probabilmente quelle che hanno usato nei film, penso. A parte francese. Allora, poi è diventato il presidente, anzi il governatore della California. Da qualche parte qua c'è anche quella italiana. Questo la cercheremo. Eccolo qua. Eccolo qua la parte italiana. Con le foto anche dei locali, che tra l'altro non c'è quello di Torino, che è stato il primo McDonald's in Italia. Infatti vogliamo trovarla. Ci penseremo noi. E mandargliela. Se qualcuno ha delle cose che ha piacere che vengano messe in questo museo, ce lo faccio sapere che li metteremo in contatto con il museo stesso. Oppure se ce le vuole dare qualcuno di Torino, facciamo un pacco unico e spediamo tutto. Anche volendo. Comunque di là c'è... Questa è Olanda. Il Mac Grange. È pieno di giochi, ragazzi. Ho visto, no? Io non l'avevamo vista. C'è anche... Guarda i Masters. Fagli vedere, Ricky. Guarda cosa è uscito. Masters, Transformers. Questi ovviamente in Italia ce li siamo. Ce li hanno dopo. E c'è anche la DeLorean di Ritorno al Futuro con Doc. Ma di là. Men in Black. Solo in Italia fanno sorprese brutte. Tron addirittura. Cos'è quello? Tron? Tron, sì. E poi ci sono gli occhiali di 3D che secondo me se li metti guardi più azioni che sembrano... Ah no, è Spy Kid. È Spy Kids. Ti metti gli occhialini e li vedi in 3D. Il Quarter Pounder, vi ricordate Pulp Fiction, che lui dice in Europa lo chiamano Mac Chicken Deluxe, non mi ricordo come, che era il deluxe molto buono. E infatti invece lui diceva da noi si chiama il Quarter Pounder, eccolo qua, il Quarter Pounder. Dicevi? Che questo qui non so perché, ma me lo ricordo. Un pupazzino con la faccia di luna. E dillo la citazione in che film è, l'hai detta? Bravo amore. Meno male che ci sei tu. Poi i miei amici me lo fanno vedere. Double quarter pounder with cheese. Some of the people give us multiple for some reason Marvis and Jack is not here today. Vedete che c'è tutto un sacco di cose inerenti a quello che è stato McDonald's. Sono per le bambine, le videocassette, The Rocky Adventures of Mama. Questo non lo sapevo che ci fosse il cartone animato addirittura di McDonald's. Quindi è tutta roba donata. Questo è dell'89. Agli amici del Casal Monopoli di McDonald's. E qua sopra un'altra giostrina. E qui non ho capito se questa roba è totalmente finta o è trattata in qualche modo, perché cioè queste sembrano veramente patatine e quelli sembrano veramente quello che sono, ma tipo plastificati, trattati in qualche modo, cioè. Secondo me può essere che questi siano panini veri plastificati in qualche modo. Io ho questo dubbio. No, sono fatti con la resina, non credo siano veri. Ma guarda che sembrano molto panini veri plastificati in qualche modo, eh? Sì? Ma... Era Play School? È quello, la scatola di quello che c'è all'inizio, che ho fatto vedere subito per entrati.
Sì, sai che forse sono veri, amore. Lo so, per quello che l'ho detto. Poi, altra parte interessante, vado un po' più veloce perché ho paura che poi non salva il video. Un'altra parte interessante è questa qua, con tutte le cose antiche. Questo è uno dei primi distributori di Coca-Cola. È un posto che se venite a San Bernardino forse è l'unica cosa che c'è da guardare. Per il resto è criminalità. In tutta la route qua è stato il posto dove mi sono sentito più insicuro. Allora, quel cibo che hai inquadrato prima è vero ed è stato messo in una lacca particolare per 2 anni. Ecco, visto? E comunque volevo far vedere ai miei amici una cosa che c'è lì, molto bella. Ah, è vero. Una cosa che da noi non è mai arrivata. Che se fosse arrivata mi sarei fatta scorpacciate di McDonald's e Happy Meal per avere tutti i personaggi. E chi è? Dillo chi è? È di Wizard of Oz, il mago di Oz. Ah, guarda lì, Back to the Future, vedi? Le scimmiette. Wow, è vero, c'è Batman, Back to the Future, Making Movies e gli altri Halloween. Però questi qua sono veramente, hanno ancora l'etichetta. Minion. E insomma, adesso io perché ho paura che non ci sia tutto il video, adesso stacco, al massimo ne riattacco un altro.